Ciao, ciao a tutti. Oggi spacchettamento Bonprix, questo bel pacchettone che è arrivato velocissimamente, è arrivato in 2 giorni. Di solito Bonprix ci mette un po' di più per spedire le cose, ma questa volta in 2 giorni secchi probabilmente avevano tutto già disponibile e per cui andiamo a aprire il nostro pacchettone. Iniziamo con questo. Allora, per prima cosa ho preso degli stivali perché ho, come tutte le donne, sono un po' fanatica per le scarpe e anche per gli stivali, ma mi sono resa conto che i miei stivali ne ho un po' di tutte le misure, completamente piatti, con un po' di tacchetto, col tacco medio, tronchetti, tutti neri, ma proprio tutti, tutti. Vabbè, ho i giacconi invernali che sono tutti neri anche quelli. Allora, quest'anno ho deciso che mi comprerò alla prima occasione un giaccone color cammello o crema o bianco bianco, non credo, ma comunque chiaro. E allora volevo abbinare un paio di stivali che si intonassero meglio. Vabbè, vanno bene anche i neri, però giusto per cambiare un po'. E allora ho preso questi. Ho preso il 40 perché io porto il 39 abitualmente, però per gli stivali prendo sempre il 40 e ho, ci ho sempre azzeccato. Allora, eccoli qua, tutti belli impacchettati. È uno stivale un po' morbido sulla gamba, questo color marroncino chiaro, quasi cammello. Con la gamba un po' floscia, diciamo, però comunque rimane poi dritta. E il tacco medio, non completamente piatto, no, per via della schiena, ma neanche troppo alto. Direi che questo è un tacco più che accettabile. Mi sembrano belli morbidi, vedremo poi calzandoli come saranno, ma ne avevo comprati un paio sempre su Bonprix neri. E mi sono andati benissimo, comodissimi, morbidissimi. E questi sono gli stivali. Poi mi sono comprata. Allora, questa credo sia. Ah, ecco, reggiseni. Avevo comprato quelli bianchi che vi ho mostrato nell'haul di NKD. E qui adesso ho preso quelli neri. Eccoli qua. Sono un po' vezzosetti, diciamo, questo, sempre con la fascia laterale bella alta, con questo pizzetto qua sopra, il fiocchetto al centro, questi sono venduti a coppie, a due a due, e quindi la coppia di questo, diciamo, è di quello che vi ho appena mostrato. Mi sto incartando un'altra volta, vabbè, ma mi capita lo stesso. E questo invece è così, decisamente un po' più sexy. Ecco qua, questi sono i reggiseni. Poi ho preso un giacchino in maglia, un cardigan praticamente, grigio. Anche quelli li ho tutti neri, questi, il cardigan o il. Chissà come mai, per anni ho avuto la fissa del nero. E allora, vabbè, per cambiare l'ho preso così grigio, da mettere sia sopra i pantaloni che sopra gli abitini, perché ho preso anche 2 abitini che adesso vi mostrerò. Così grigio con questo profilo rosa, con questa leggera ruche, giusto per ammorbidire un po' la serietà del capo, tutto abbottonato. È pesantuccio, pensavo fosse più leggero, invece è bello pesante, quindi si può usare anche tutto l'inverno con una camicia anche sotto e i jeans o i pantaloni. Bellino, questo mi piace proprio. Viene dalla Germania. Vedete? Qua. E poi i 2 abitini, che sono uguali, nel senso. La linea uguale, ma sono di fantasia diversa. Li ho presi con le maniche a 3/4 perché io d'inverno passo l'inverno con le maniche tirate su, per tipo stile lavandaia, perché ho sempre caldo. Infatti anche questa maglia, vedete, ha la manica
tre quarti, perché ho sempre le caldane, non so perché. Allora, quindi questi hanno il collo, la manica a tre quarti, come vi ho detto, la manica a tre quarti, il collo, dobbiamo dire la carta, il collo arrotondato così, e hanno questa linea fluida, morbida, leggermente diciamo a ruota. E questi sono bellini da portare proprio con gli stivali, perché anche con la scarpa per renderlo un po' più elegantino da sciura, ecco, però anche con lo stivale un po' più moderno, insomma. E appunto sono leggermente elasticizzati. Il tessuto pensavo fosse più leggerino, quasi estivo, temevo fosse così, invece è bello sostenuto, è un jersey di cotone elasticizzato, bello, insomma va bene per l'inverno, ecco, questo di questa fantasia, e questo di questa fantasia, definiamola etnica. Vediamo la carta. Molto carino anche questo, devo dire. Ecco qua. E questo è così, sempre col taglio così, non dico a ruota perché sarebbe esagerato, ma in fantasia etnica, sempre manica a tre quarti, come piace a me. Ecco qua. Sto pensando se mostrarveli indossati oppure no. Adesso ci penso un attimo, semmai a seguire, mi esporrò al pubblico ludibrio indossando gli abitini. Ok, questi sono i miei acquisti in Bonprix. Io in Bonprix mi trovo sempre bene, sempre acquistando con il sito che dà il cashback. Vi lascerò sempre il link qui sopra nelle schede. E infatti con questa spesa ho avuto un rimborso di, io ho speso quasi 100 euro, no, non quasi, 102 euro, e ho avuto un rimborso di 5 euro e rotti, che insomma non è poco, è il 5%, 5, qualcosa per cento, e non si butta via niente. Grazie per avermi seguito, un abbraccio, un sorriso a tutti e al prossimo video. Ciao ciao!